evento si compie. Viene suggellato il destino dell'Etiopia oggi, 9 maggio, 14° anno dell'era fascista. L'Italia ha finalmente il suo impero. Italiani e italiane, il popolo italiano ha creato col suo sangue l'impero. Ne sarete voi degni! Siluratore a volo radente. Il siluratore è abbattuto. Un altro velivolo nemico, colpito, cerca di ammarare ma affonda. All'inizio del 1941 non sono ancora trascorsi 5 anni dalla proclamazione dell'impero fascista e poco più di 6 mesi dall'ingresso dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Ma sullo scacchiere delle operazioni militari, la partita che sta giocando Benito Mussolini appare già destinata alla sconfitta. Nei Balcani, il Regio Esercito resiste disperatamente alla controffensiva greca e corre il rischio di essere ricacciato nel Mar Adriatico. In Africa lo scenario è altrettanto fallimentare. Nel nord, dal dicembre 1940, l'Italia subisce l'offensiva dei britannici in Cirenaica e l'intera Libia appare in pericolo. In Africa orientale, il totale isolamento delle colonie lascia presagire un tracollo inevitabile e imminente. A Roma, il ministro degli esteri Galeazzo Ciano, genero di Mussolini, registra sul suo diario il disappunto del re Vittorio Emanuele II per l'andamento del conflitto. Dopo molto tempo ho rivisto il re, preoccupato e scosso per la Libia. Ha criticato la nostra organizzazione militare. Da troppo tempo in Italia una sedia si chiama un palazzo, ma ciò non toglie che la sedia resta sedia. Così le nostre divisioni, scarne e disarmate, di divisioni hanno solo il nome. Tra la fine del 40 e l'inizio del 41, la parabola del consenso del regime, cioè nel rapporto che Mussolini aveva con settori significativi della società italiana, comincia ad inclinarsi. Due fattori tra i tanti potremmo scegliere. Il primo riguarda l'esito degli impegni militari, in particolare la campagna di Grecia, ma anche la proiezione complessiva del fascismo nel teatro mediterraneo. Il secondo elemento, il fatto che l'impostazione che il Duce aveva dato alla guerra non regge. Non regge l'impostazione della guerra parallela, non regge il rapporto con la Germania e soprattutto viene meno quella fiducia che il fascismo aveva cercato di proporre e di raccontare ai quattro venti sul fatto che si stava costruendo un uomo invincibile, straordinario, capace di qualsiasi impresa.
Anche al fronte, davanti agli occhi increduli dei soldati, si solleva il velo delle menzogne del regime. Ilvo Piccone parte volontario, giovanissimo, per la Libia. È un tecnico radiofonico e nel 1941 gli capita di accompagnare alcuni cronisti verso le prime linee. Andammo tra i soldati per sentire dalla loro viva voce il loro stato d'animo, il loro pensiero, le loro storie. Ci aprirono così le caserme, gli accampamenti, le navi da guerra alla fonda. Vidi per la prima volta i cannoni di legno, preparati 2 anni prima per la visita di Badoglio in Libia e mai rimossi. Mi colpì la confusione delle caserme, la sporcizia. A quel povero soldato in Africa, con i polpacci avvolti in bende di lana, le fasce, con gli scarponi chiodati, inadatti alle sabbie e al caldo, davano 1 litro di acqua al giorno, una galletta e una scatoletta di carne. Tutto ciò cominciò a incrinare il mio credo nel regime. C'erano 2 Italie, una povera e una ricca, una ingenua e una furba. Una che dava tutto e l'altra che tutto prendeva. Mussolini sente che il consenso sta evaporando e reagisce con una mossa carica di demagogia. Annuncia che dall'inizio di gennaio i gerarchi lasceranno i loro incarichi ministeriali e andranno al fronte. Vuole dimostrare agli italiani che il regime non fa favoritismi a nessuno. Il duce ha detto che è giunto il momento che alcuni gerarchi fascisti vadano a combattere. Vuole che i politici accusati di aver voluto la guerra diano la prova che sono anche capaci di farla. In tutte le gerarchie c'è molto malcontento per la decisione e per il modo in cui è stata presa. Ma l'invio dei gerarchi al fronte non avrà alcun effetto sull'andamento delle operazioni. Nel corso del 1941, soprattutto sui fronti africani, la superiorità del nemico diventerà giorno dopo giorno sempre più eclatante. La situazione degli armamenti del Regio Esercito nel 1941, nel fronte settentrionale dell'Africa, è paragonato a quello dei britannici inizialmente, non palesava uno svantaggio nei confronti appunto dell'Italia. Per quanto riguarda i carri armati, hanno una pessima nomea. Ovviamente il carro L3E, il carro leggero, era assolutamente inadeguato come mezzo da battaglia. Poteva ancora esprimere un suo valore come mezzo da esplorazione. I carri medi invece difettavano. I carri britannici erano però impiegati in maniera molto più moderna. Erano impiegati da ufficiali molto ben addestrati e con una visione lungimirante e soprattutto avevano la radio. Noi eravamo sprovvisti di radio. Il problema era quello delle artiglierie. Lì lo svantaggio era notevole. E poi il problema era quello degli autoveicoli. La nostra fanteria era appiedata, quella britannica era motorizzata, i nostri autocarri erano pochi e l'altro problema era quello dei rifornimenti. I trasporti marittimi risentivano della preponderanza della Royal Navy e del problema di Malta. Quindi la situazione sulla carta poteva sembrare similare, ma le tecniche d'impiego, la visione degli ufficiali decisamente portava tutto a favore dello schieramento britannico. L'agonia del Regio Esercito in Africa inizia alla fine del 1940. Nel settore nord le operazioni sono affidate al comando del maresciallo Graziani, da poco succeduto a Italo Balbo, morto in un incidente aereo abbattuto dal fuoco amico. Nel mese di settembre, Graziani era penetrato in territorio egiziano, conquistando la cittadina di Sidi El Barrani,
attestandosi in attesa di rinforzi e di costruire un acquedotto per rifornire di acqua le truppe. Questa avanzata a Sidi El Barrani gli inglesi gliela fanno fare facilmente. Arretrano senza combattere. Li vogliono far inoltrare nel deserto, sul terreno loro. Quindi non dico che sia stata una passeggiata, ma abbastanza tranquilla. Pochi morti, pochi prigionieri. Mussolini ricorderà poi, quando Graziani cade in disgrazia, ricorderà in maniera cinica, dice, ma in una lettera, ma quanti prigionieri inglesi hai preso? 6, 7, diciamo, ironica, sarcasticamente. Mussolini non si accontenta della conquista di Sidi El Barrani. Vuole che l'esercito avanzi sul suolo egiziano almeno fino a raggiungere Alessandria. Graziani indugia. Sa che i reparti e i mezzi di cui dispone non sono pronti a sostenere l'offensiva. Chiede ripetutamente rinforzi, che non arrivano. Graziani non ha il coraggio di contrapporsi a Mussolini. A un certo punto ci prova, minaccia le dimissioni. E Mussolini fa passo indietro, dice va bene, mette a tacere la cosa, dice no, no, resta lì, massima fiducia nostra. In realtà Graziani fa un doppio gioco, tra appena esce dalle udienze va da Ciano e con Ciano è più esplicito. E Ciano naturalmente riferisce a Mussolini e Mussolini va su di giri, si arrabbia e dice ma come, a me va detto che farà l'avanzata, adesso a te va dicendo che invece ha bisogno di 2 mesi ancora, di 3 mesi ancora. Quindi c'è ai vertici politici e militari c'è un conflitto di intenti proprio strategico che è deleterio. All'inizio del dicembre 1940, Graziani sta per cedere alle pressioni di Mussolini quando subisce l'inatteso contrattacco britannico. Le agende scritte in quei giorni dal maresciallo, sequestrate dai servizi segreti americani nel dopoguerra e rinvenute di recente presso la National Archives and Records Administration di Washington, rivelano tutta l'impreparazione dei vertici militari italiani in Africa. L'attacco che subisce dagli inglesi è improvviso, violento e anche imprevisto da lui. Le agende terminano il 9 dicembre, una delle agende, e dice testualmente: mi giunge voce che gli inglesi hanno aperto qualcosa nel cuore della notte, hanno aperto qualcosa, adesso dovrò vedere, eccetera. Nelle sue poi memorie successive dirà: ma io avevo avuto sentore, mi avevano detto. Le agende smentiscono questa cosa. Lui viene colto di sorpresa. I limiti dell'azione di Graziani in Nord Africa affiorano di colpo sotto la pressione militare delle truppe britanniche, rafforzate dall'arrivo di contingenti dall'Australia. Quando sfondano gli inglesi a Sidi El Barrani, le sacche che fanno sono rapide. E si trovano di fronte a uno schieramento difensivo abbastanza ridicolo, fatto di capisaldi che sono distanti talvolta l'uno dall'altro di 30 chilometri. Questi sondano, capiscono che lì si apre, c'è l'apertura, entrano e si trovano praticamente a viaggiare in avanti, diciamo, aprendo questa sacca enorme di fronte a una nostra fanteria che è incapace di arretrare rapidamente. Io stavo e stavo alle guardie frontiere, stavo sempre vicino alle reticolate. E quando andavano in battaglia, i fucili sempre carichi. E quando trovai i clip, ti da formare. Non ci vedevo manco a 2 metri. Era una botta di vento, no? Che portava la sabbia in aria, porca miseria. Con la sabbia la portavo per l'aria, scura, poi spareva.
Mi sono capitato a due notte, era brutto, porca miseria. Ogni tanto sentivo una colpa da fuggire. Quando sentì un rumore, parlava l'angana, si chiamava, la parola d'ordine si ricordava, ma andava bene, se no sparava, via, ta 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 ta, tutto, quasi tutta la notte. Rimanevano in terra, chi? Io a trovare, giù. Il deserto è stato brutto, brutto, brutto. La prima posizione a cadere in territorio libico è Bardia. In tre giorni, tra il 2 e il 5 gennaio 1941, i carri armati inglesi e le avanguardie australiane espugnano la città e catturano 30.000 prigionieri, spianando la strada a un'avanzata che non incontra resistenze. Il 22 gennaio cade Tobruk, seguita da Derna e Bedafom. Il 7 febbraio le truppe britanniche entrano a Bengasi, capitale della Cirenaica e seconda città della Libia, evacuata da Graziani prima dell'attacco. In Italia le notizie scarseggiano, ma c'è chi riesce, con acume, a intuire la gravità della situazione. È il caso di Esther Marozzi, una maestra milanese di mezza età che affida a un diario quotidiano le sue amare riflessioni. Il bollettino numero 253 è sconfortante, pure nella sua ambiguità. Chi sa comprendere, comprende che stiamo perdendo tutta la Libia. Quel pagliaccio che Nomasi, fondatore dell'impero, avrà ancora la faccia di bronzo di resistere sul suo tronetto, perché è a lui, alle sue chiacchiere a cui non corrispondevano i fatti, che dovremo la nostra batosta militare. I numeri della sconfitta italiana sono eclatanti. 130.000 prigionieri in mano al nemico, 1.300 cannoni e 400 carri armati distrutti, migliaia di automezzi perduti. La linea del fronte è arretrata di centinaia di chilometri e i britannici, che ora rafforzano le posizioni conquistate, hanno registrato appena 2.000 perdite. Graziani appare completamente in balia degli avvenimenti. Si limita a gestire la ritirata. Anche in questo, però, manifesta una poca saldezza di nervi che a Roma viene notata e viene anche, come dire, in qualche modo diventa fonte anche di prese in giro. Scrive dei fonogrammi in cui sembra che sia uscito fuori di testa. Mi chiuderò a Bengasi, mi chiuderò a Tripoli, isserò la bandiera italiana, resisterò fino all'ultimo. Cioè, quest'uomo, a Roma dicono, quest'uomo è uscito fuori di senno. L'8 febbraio Graziani presenta le proprie dimissioni. Si dichiara depresso e incapace di tenere il comando. Mussolini lo sostituisce con il suo vice, Italo Gariboldi. Rientrato a Roma, Graziani scarica le responsabilità del suo fallimento sull'impreparazione dell'esercito. La riscoperta delle sue agende getta nuova luce anche sul tentativo fallimentare di riabilitarsi agli occhi del duce. Di questa disfatta io sono oggi la vittima, non il colpevole. Tutti gli atti stanno a dimostrare che con tutte le mie forze ho cercato di farne comprendere il pericolo senza essere ascoltato. Alle sofferenze dei soldati italiani, di quelli che combattono e di quelli che cadono prigionieri, in Africa settentrionale si sommano quelle dei civili che restano a vivere nei territori occupati. I documenti delle successive inchieste sull'invasione britannica, oggi custoditi presso il Ministero degli Affari Esteri, raccontano il dramma dei coloni abbandonati al loro destino.
di particolare interesse è il fondo dell'archivio segreto di gabinetto. In questo fondo sono conservate delle relazioni sui primi mesi dell'occupazione britannica della Cirenaica. Si ritrovano riferimenti alle difficoltà che incontrarono i coloni nei rapporti sia con la popolazione indigena locale sia con le truppe britanniche ed australiane d'occupazione. Gli australiani hanno commesso generalmente soprusi quando si trovavano in stato di ubriachezza, ma va notato che essi erano quasi sempre ubriachi. La teppa indigena, appena allontanatosi il nostro presidio, si è data al saccheggio sistematico degli edifici. Sono parole ancora all'interno di un registro burocratico e amministrativo di comunicazione, ma che cominciano a far trasparire le sofferenze della popolazione italiana delle colonie. Queste sofferenze saranno poi ben descritte, con parole ben più vivide, nella corrispondenza personale e nei diari lasciati dai coloni. I coloni allarmati chiedono spauriti cosa stia succedendo. Fanno pena, tutti scappano e questi poveretti saranno abbandonati. Vi sono famiglie coloniche smembrate, figli militari di leva, figli richiamati, figli piccoli alle colonie marine o montane in Italia, figlie nubili, profughe a Tripoli. Derna. 7 febbraio 1941. Militari australiani entrano di giorno e di notte nelle case coloniche, saccheggiando e violentando le donne, mentre tengono a bada gli uomini con le armi in pugno. Da un colono sono entrati di notte in casa e dopo aver rinchiuso gli uomini in un'altra stanza, si sono denudati integralmente ed hanno dato sfogo ai loro istinti con la moglie del capofamiglia e con una delle loro figlie. In un'altra casa hanno violentato la madre del capofamiglia, donna ultra sessantenne, e per di più l'hanno selvaggiamente percossa insieme al figlio, intervenuto per difenderla. Ma a pagare il prezzo più salato della guerra in Nord Africa saranno i civili libici, vittime di un conflitto che eserciti stranieri hanno deciso di combattere sul loro territorio. La storiografia ha dimostrato come questo continuo attraversamento di eserciti differenti, l'esercito del Commonwealth, l'esercito tedesco, le truppe arabe al seguito del Commonwealth, ma anche l'esercito italiano, avesse inasprito le condizioni di vita della popolazione per via delle continue requisizioni, delle violenze, degli stupri. Riemergono antichi rancori storici tra la comunità degli italiani di Libia e la società locale libica. Le violenze, gli assalti si moltiplicano, esasperati certo dal lungo dominio italiano in Libia, ma altresì fomentati dalla fame e dalla crisi derivanti dal contesto bellico, che innescano una competizione per la sopravvivenza tra questi due settori della società. Se in Cirenaica gli effetti delle repressioni non erano stati assolutamente riassorbiti, diciamo che invece il clima in Tripolitania insomma era connotato da una ostilità inferiore. Dunque ci furono anche episodi di solidarietà tra italiani e arabi, nella consapevolezza che il destino di occupazione era comune. I contraccolpi delle sconfitte italiane in Africa settentrionale non tardano a farsi sentire anche in Africa orientale, dove la responsabilità del comando è affidata al viceré Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, subentrato proprio al maresciallo Graziani. La figura del duca d'Aosta è legata a una proiezione di più lungo periodo della presenza italiana in Africa orientale, no? Lui già dopo l'aggressione, la guerra d'Etiopia del 35-36, diventa un protagonista. In particolare
si qualifica, a torto o a ragione, per essere un personaggio, diciamo così, più attento al dialogo con le popolazioni. In particolare alcuni hanno evidenziato e hanno sostenuto che fosse contrario, diciamo, all'intervento massiccio e alla violenza indiscriminata. Il Duca d'Aosta non era Rodolfo Graziani, ma non può essere dimenticato che il Duca d'Aosta sottoscrisse la legislazione razzista anti-indigena fatta apposta per l'impero nel 1937 e che lui mise in pratica, esattamente come i regnanti di Casa Savoia un anno dopo avrebbero firmato la legislazione antisemita. Alla fine del 1940, il Duca Amedeo ha chiaro il presagio di una catastrofe e lo condivide con Mussolini. Ritiene che l'impero, che oltre all'Etiopia include le colonie di Eritrea e Somalia, sia indifendibile per l'insufficienza dei mezzi a disposizione. La situazione in Africa orientale italiana era molto particolare. Soffriva il teatro operativo di un isolamento, in particolare logistico. Il teatro veniva considerato secondario e ininfluente, senza immaginare che invece immobilizzare truppe britanniche in quel teatro ne avrebbe distolte dall'Africa settentrionale, dai Balcani. Gli armamenti erano decisamente arretrati, essendo un settore assolutamente secondario, gli armamenti erano quelli della Prima Guerra Mondiale, autocarri assolutamente inadeguati come numero e tipologia, ma gli stessi aerei, ma anche alcune navi della nostra Regia Marina. L'altro errore fu quello di non concentrare la difesa, cioè voler difendere tutto il teatro operativo, disperdendo le forze, realizzando uno schieramento uniformemente debole. Questo è il termine che noi usiamo. I carri armati erano pochissimi e di concezione superata, le autoblindo erano troppo poche e vecchie, ma soprattutto le artiglierie, decisamente vecchie. Quindi tutto il teatro era assolutamente debole e la stessa concezione difensiva decisamente superata. Un altro elemento che mina dall'interno la tenuta dell'impero è la tenacia della resistenza etiope, che nonostante la feroce repressione di Graziani prima e i successivi tentativi di pacificazione del Duca d'Aosta, non ha mai smesso di combattere contro gli invasori. L'entrata delle truppe di Badoglio ad Addis Abeba il 5 maggio del 1936 non segnò certo la cessazione delle ostilità. Possiamo dire che il conflitto semplicemente cambiò pelle. La guerra combattuta tra due eserciti, quello italiano e quello etiope, quello del Negus, si trasformò in una guerra tra le truppe italiane e la guerriglia etiope. Una guerriglia che aveva un carattere assolutamente policentrico ed era una guerriglia che godeva di un ampio sostegno popolare. La guerra è vista da alcuni settori della società etiope, soprattutto quelli che fanno riferimento al Negus in esilio, come uno strumento, il momento per riottenere la libertà. Non dimentichiamoci la stretta alleanza, la vicinanza tra Addis Abeba e Londra e l'appoggio che il Regno Unito darà a Haile Selassie. Non solo, Haile Selassie si concepisce come un belligerante, poiché l'Etiopia dal 1923 è parte della Società delle Nazioni, quindi la vittoria della coalizione guidata dagli inglesi è vista come lo strumento per ottenere l'indipendenza del paese. L'offensiva delle forze britanniche in Africa orientale scatta il 19 gennaio 1941. Le colonne avanzano dal nord in Eritrea, dove la resistenza italiana si irrigidisce a Keren, una città situata in una conca circondata da monti impervi. La battaglia si intensifica il 15 marzo e dopo 12 giorni gli italiani sono costretti a ritirarsi, perdendo una posizione chiave per il possesso dell'Eritrea e dell'Abissinia settentrionale. La resistenza della piazzaforte è durata 56 giorni, meritando gli elogi degli stessi inglesi.
I posteri hanno discusso la scelta del Duca d'Aosta di ritirarsi in un ridotto e lì difendere l'onore italiano. In realtà la critica è mal posta. Il Duca d'Aosta era sicuramente un governatore diverso da chi l'aveva preceduto, cioè da Rodolfo Graziani. Il Duca d'Aosta diceva la verità a Mussolini, mentre Graziani spesso gliela nascondeva. Il punto è che il Duca d'Aosta non aveva gli strumenti per fare quella guerra. E questo lo sapevano anche a Roma e non solo ad Addis Abeba. Il Duca d'Aosta sapeva bene che aveva poche speranze, sapeva bene. E non aveva avuto comandi di quel livello. Quindi forse, non voglio offendere nessuno, tantomeno la sua memoria, però gli mancò forse una visione strategica, una visione d'insieme. Concepì il suo teatro operativo isolatamente, senza connetterlo all'Africa settentrionale. E molto discussa la decisione di combattere a Keren, forse non aveva altra scelta, perché ormai lo schieramento era quello. Lo schieramento si sarebbe dovuto cambiare prima, concentrandosi quindi sui punti forti, decisamente facili da difendere, tali da rendere difficile al nemico, ai britannici di avanzare e sfruttare le potenzialità del Regio Corpo Truppe Coloniali. Dopo la caduta di Keren, il ripiegamento degli italiani, che nel frattempo hanno perso anche il controllo sulla Somalia, degenera in una disfatta. Il 3 aprile i britannici occupano Asmara. Il 7 raggiungono Massawa e prendono possesso di quel che resta della flotta italiana in Africa orientale. Il giorno successivo le truppe che avanzano dal sud-est entrano ad Addis Abeba, dove il 5 maggio, a 5 anni dalla cacciata, si reinsedia come imperatore d'Etiopia Haile Selassie. La figura del Negus, in generale l'Etiopia, è ammantata di un'aura assolutamente mitica, sia per la storia millenaria dell'impero negussita, sia per il ruolo che l'Etiopia ha avuto come argine rispetto alla penetrazione europea nel continente africano. Ma oltre al dato simbolico, vi è un dato concreto che è ricco di contraddizioni, di chiaroscuri. Basti pensare al fatto che il ritorno di Haile Selassie in Etiopia è vissuto da alcuni come il ritorno di un re traditore che è fuggito di fronte all'avanzata degli italiani, dell'esercito occupante, è fuggito non per salvare se stesso al fine di salvare l'istituzione, ma perché si tratta di un re codardo. L'Italia fascista, intanto, deve fare i conti con la sconfitta. In 2 mesi è crollato l'impero che Mussolini aveva proclamato solennemente il 9 maggio 1936. Già prima dello scontro militare, a Roma si sapeva che l'Africa orientale avrebbe dovuto fare da sé. Cioè non era possibile alla penisola mandare quei sostegni, quei supporti, quei mezzi che invece da parte britannica arrivarono copiosi. I combattenti in Africa orientale italiana potettero solamente subire l'offensiva inglese da nord e da sud. Quindi nessun errore strategico. L'errore strategico era stata l'Africa orientale italiana. Più gioiosa che altrove l'attesa nelle caserme. Le armi chiamate oggi ad una consacrazione come ieri furono chiamate alla folgorante vittoria. Nitide e forbite attendono il segnale della gigantesca sfilata. La fine dell'impero di fatto significava mettere in discussione uno dei capisaldi sui quali il fascismo aveva costruito non solo la propria proiezione esterna, perché andiamo a combattere fuori dai confini nazionali, perché l'impero possa tornare sui colli di Roma. Non è soltanto questo, ma c'è anche
l'utilizzo che di questa storia e di questa narrazione ne viene fatto sul fronte interno. Tutto questo viene messo in discussione e giustamente si comincia a prestare attenzione nei primi studi importanti, penso ai lavori di De Felice e poi sulla sua scia di tanti altri, sul fatto che questo consenso che aveva avuto l'ACME, forse il punto più alto attorno al biennio 35-36, proprio sulle vicende dell'Africa orientale, comincia a scendere. E la fine dell'impero è la rivelazione anche qui di che cosa? Che non c'è un impero, che il fascismo non è invincibile e che ci sono degli eserciti e delle nazioni che sono molto più preparate e più capaci. Caduta Addis Abeba, le truppe ancora operative sono allo sbando, ma cercano di riorganizzarsi in nuclei di resistenza sparsi nel territorio etiope, il più importante dei quali è guidato dallo stesso Duca d'Aosta, intorno a una montagna già teatro di una storica disfatta italiana durante la guerra ad Abissinia nel 1895, l'Amba Alagi. Il governatore decise di mantenere in piedi una parvenza di presenza per non mettere in difficoltà il duce nei confronti dell'opinione pubblica interna, nei confronti di Hitler. Da qui la decisione di fare una resistenza laddove era possibile e dove era possibile sulle punte più alte, sulle ambe, all'Amba Alagi. Il 4 maggio 1941 i britannici iniziano l'assedio. Gli italiani resistono valorosamente, incoraggiati dalla presenza del duca Amedeo. Ma l'8 maggio il ridotto è completamente accerchiato e investito da ogni parte. Il 13 ogni resistenza appare inutile e il giorno successivo lo stesso Mussolini autorizza il duca a trattare la resa, che viene firmata il 17. Amedeo telegrafa a Roma: «Ho ottenuto l'onore delle armi. Le truppe sfileranno dinanzi ai reparti inglesi che renderanno gli onori. Io seguo il mio destino, confortato di aver fatto tutto il mio dovere». Il 19 maggio il rituale si celebra. Le truppe italiane, frazionate in scaglioni di 300 uomini, che marciano a 2 minuti di distanza l'uno dall'altro, passano davanti ai britannici e si avviano verso i campi di prigionia. Era molto sentita quella cosa. Avere il nemico che ti ha battuto, e che ti ha battuto onorevolmente, perché anche il nemico in quel momento era stato bravo, aveva combattuto bene, ma tu sapevi di avere combattuto bene. E avere quindi questo schieramento di soldati sul presentatarmi con i loro ufficiali che ti salutavano alla visiera del copricapo, penso che fosse un molto sentito da quei soldati, e che l'amaro della resa fosse temperato da quella dimostrazione di rispetto da parte del nemico vincitore. Il duca viene trasferito prigioniero vicino a Nairobi, in Kenya, dove contrae la malaria e la tubercolosi e muore il 3 marzo 1942. Per circa 100.000 soldati italiani, il crollo dell'impero segna l'inizio della diaspora nei campi di prigionia britannici, disseminati in Africa e in Asia. Molti troveranno la morte per stenti o malattie lontano da casa. I più fortunati rientreranno in Italia dopo mesi o anni di sofferenze indimenticabili. La stessa sorte attende le famiglie dei militari e i civili che avevano partecipato alla colonizzazione dell'Africa orientale. Circa 30.000 tra donne, bambini e anziani finiscono nei campi di internamento sparsi soprattutto tra Etiopia e Somalia, dove imperversano la fame e le epidemie. Molti affetti saranno spezzati per sempre in quei giorni. Ferrero Biggerini è un veterano della campagna di Etiopia che dal 1936 si è trasferito a vivere a Addis Abeba con la famiglia.
Nel 1941 combatte contro i britannici, ma viene catturato. È detenuto a Mandera, in Somalia, e sa che dall'altra parte del filo spinato, tra i civili, ci sono anche la moglie e le due figlie. Le ricerca con lo sguardo, prima di essere trasferito in Kenya. Attraverso i reticolati scorgo mia moglie e le bambine. Un saluto da lontano ed occhi che si incontrano. Sto per avviarmi verso le camionette che ci aspettano. Un soldato inglese, al di là del reticolato che ci divideva dalle famiglie, prende in braccio la bambina più grande, allora aveva 3 anni. La solleva fra le braccia e me la porge perché possa ancora baciarla. Forse anche lui aveva lasciato al suo paese moglie e figli, e in quel momento un sentimento di umanità ebbe il sopravvento sul senso del disprezzo che il vincitore ha del vinto. E quello fu l'ultimo saluto. Inviai con la mano un bacio all'altra bambina di 18 mesi, un bacio a mia moglie e via. Era l'ultimo saluto. Non l'avrei rivista più. La rivedrò nel mondo dell'aldilà. Le notizie delle disfatte in Africa orientale lasciano il segno sull'umore di Mussolini. Ciano, sul suo diario, parla della perdita dell'impero come di una spina nel cuore del duce. Egli era molto attaccato all'Etiopia, che chiamava la perla del regime, e agli anni 1935 e 1936, gli anni romantici del fascismo. Adesso cerca di consolarsi preparando la riconquista dell'impero, ma è il primo a rendersi conto di quanto ciò sia aleatorio e difficile. Per quanto aleatorio, Mussolini continua realmente a coltivare il sogno di tornare in Africa orientale, come testimonia questo scambio di documenti avvenuto con il generale Nasi, ultimo comandante del Regio Esercito ad arrendersi in Etiopia, dopo aver difeso la piazzaforte di Gondar fino al novembre del 1941. Sin dall'estate del 1941 la resistenza nell'area di Gondar si tinge di toni quasi epici. Il Comando Supremo incita i soldati alla resistenza ricordando l'episodio del Monte Grappa durante la Prima Guerra Mondiale. L'11 ottobre Mussolini scrive un telegramma personale al generale Nasi. La situazione generale della guerra è promettente per l'asse in Europa. Fate sì che sopra un lembo dell'impero sventoli ancora la nostra bandiera, sino al giorno in cui lo riconquisteremo. L'Italia segue voi e i vostri con infinita ammirazione. Le parole di Mussolini toccarono l'animo del generale Nasi, che rispose con altro telegramma: «Finora abbiamo voluto durare solo per la gloria. Dopo vostra calda parola speranza, vogliamo durare per la riconquista». Queste parole facevano comprendere come per le menti, per i cuori intrisi della propaganda fascista, l'esperienza della resistenza nell'area di Gondar fosse vista come un'esperienza da esaltare e da ricordare come un gesto eroico. Ad altri occhi, distanti da una prospettiva fascista, quello di Gondar sembrava invece soltanto un altro sacrificio di sangue italiano che poteva essere evitato. L'ultimo lembo di terra etiopica, Gondar, rimasta nelle nostre mani, è stata abbandonata. I soldati che per diversi mesi hanno opposto al nemico una eroica quanto vana e inutile resistenza si sono arresi. Ma quanti saranno i martiri sfuggiti alla morte a cui li aveva votati la cocciutaggine del generale Nasi? Nasi era una bella figura di militare, con un'esperienza coloniale in Cirenaica sotto Graziani e poi di lungo periodo in Africa orientale. Aveva un buon rapporto con le popolazioni, anche lui al momento della sfida finale non poteva che arrendersi di fronte all'avanzare delle forze britanniche. Resistette a lungo, fu un merito suo di comandante di truppe, fu anche il fatto che ormai, dopo con il fatto che ad aprile l'Africa orientale era vinta, poté rimanere sino a novembre, agli inglesi non interessava più.
Nel contesto resistenziale di Gondar si è combattuta una battaglia che è passata alla storia dell'Arma dei Carabinieri. Tutto avviene a Kulqualber, una località montuosa a circa 2.300 metri di altitudine, un caposaldo occupato da circa 2.000 soldati. Tra questi militari italiani era presente il primo gruppo carabinieri mobilitato, composto da 328 carabinieri, tra i quali vi erano 147 zapatier, militari indigeni arruolati nell'Arma dei Carabinieri a partire dal 1888, per il controllo del territorio in Africa. I carabinieri resistono per mesi all'accerchiamento dei britannici, si difendono dagli assalti con le poche armi a disposizione. Sopravvivono in condizioni estreme per la mancanza di cibo e rifornimenti. Il caposaldo di Kulqualber resiste fino al 21 novembre 1941, quando gli inglesi avanzano in massa preceduti dal fuoco delle artiglierie e dell'aviazione. Sul campo restano 80 carabinieri caduti e 45 feriti. I morti verosimilmente furono seppelliti nelle stesse trincee che erano state scavate in precedenza a protezione del caposaldo. I sopravvissuti invece vennero condotti nei campi di prigionia in Kenya. L'episodio di Kulqualber è un episodio simbolico ed il riconoscimento dato al valore lo possiamo ritrovare sia nella motivazione della seconda medaglia d'oro concessa alla bandiera dell'Arma dei Carabinieri per questo episodio, per gli atti di eroismo, ma soprattutto per i numerosi riconoscimenti concessi singolarmente ai militari. Mentre si sgretola l'impero in Africa orientale, in Africa settentrionale l'Italia è costretta a cedere il comando delle operazioni militari. Il colosso di Creta costruito dal fascismo crolla a poco e va in polvere. E neppure il pudore trattiene i gazzettieri dal continuare a vantare l'impero di un giorno e dall'acclamare a Mussolini fondatore dell'impero e a re e imperatore. Una farsa grottesca che ci umilia. Abbiamo perduto la colonia Eritrea e la Somalia. È in pericolo tutta la Libia e il tamburone pubblicitario non la smette di straziare le orecchie e il cuore. Ma silenzio, per Dio! La perdita della Cirenaica, l'abbandono del teatro di guerra da parte di Graziani e lo sbandamento complessivo delle truppe del Regio Esercito inducono Hitler a richiamare uno dei suoi migliori generali, Erwin Rommel, e a ordinargli di prendere il controllo delle operazioni nel settore nordafricano. Il Führer vuole impedire che i britannici conquistino Tripoli e infliggano un duro colpo al prestigio delle potenze dell'asse. Il 12 febbraio 1941 Rommel arriva in Libia al comando di una grande unità presto mobilitata dall'esercito tedesco, l'Afrika Korps. Gariboldi viene esautorato senza tante cerimonie. Per noi italiani l'arrivo di Rommel rappresenta il passaggio delle consegne nella conduzione della guerra. Non viene neanche detto, scritto, rappresentato ufficialmente. È talmente evidente la superiorità tecnologica e militare di chi arriva in quel contesto nel quale l'Italia era già impegnata precedentemente da anni, che c'è un passaggio di consegne che riguarda la conduzione della guerra, ma riguarda anche gli obiettivi che la guerra porta con sé, perché il controllo di quei territori avrebbe potuto significare anche spingere gli alleati nelle fasi successive del conflitto verso altri lidi. I comandi alleati si spostano invece ad Algeri, a Tunisi, si avvicinano nel momento in cui poi verrà lanciata nell'estate del 43 l'offensiva dal sud del Mediterraneo. No? Quindi da questo punto di vista c'è un passaggio di consegne militari e strategiche. L'arrivo del generale Rommel in Africa settentrionale rappresentò un cocente schiaffo a Benito Mussolini e alla sua guerra parallela. Anzi, rappresentò la fine della guerra parallela non solo in Africa settentrionale, ma in tutti gli scacchieri in cui il regime fascista operava. Cioè
significava che gli italiani da soli non bastavano. In realtà non arrivò solo Rommel, arrivarono i suoi carri armati, ma arrivarono importantissimi anche gli aerei dalla Germania, che aiutarono l'aeronautica italiana nel controllo del Mediterraneo. Rispetto a questi, certamente le offensive di carri veloci e moderni tedeschi rappresentarono agli occhi della propaganda uno strumento eccezionale. L'impatto di Rommel e dell'Afrika Korps sul fronte settentrionale è immediato. Fatta eccezione per Tobruk, dove gli inglesi resistono nella città posta sotto assedio, nel maggio del 1941 il generale tedesco ha rioccupato quasi tutto il territorio perso da Graziani 3 mesi prima. Il successo restituisce morale anche in Italia. La riconquista della Cirenaica è un'iniezione di fiducia per un'opinione pubblica abbattuta da un inverno di rovesci. Ma la rivalsa sarà breve. Dopo alcuni mesi di stallo, sul fronte dell'Africa settentrionale, si assiste a un nuovo ribaltamento delle posizioni. Il fascismo e il nazismo erano soli nella conquista dell'Africa e in generale dell'Europa. Da parte britannica, dalla parte dell'Egitto, invece si stava montando una forza di riscossa notevole, perché a Cairo affluivano rinforzi dal Medio Oriente, dall'India, dalle isole britanniche e nel 1942 da parte statunitense si sarebbe preparato lo sbarco sempre in Africa settentrionale, ma questa volta ad occidente, tra Marocco ed Algeria. Quando queste due tenaglie si fossero ricongiunte, il fascismo avrebbe perso nel suo maggior teatro di guerra, l'Africa settentrionale e il Mediterraneo. Dopo quasi un anno di combattimenti, gli eserciti schierati sul fronte dell'Africa settentrionale si ritrovano sostanzialmente ricollocati sulle stesse posizioni del febbraio 1941. Le sconfitte subite da Rommel ne incrinano l'immagine di ufficiale invincibile. A Roma prosegue la caccia ai colpevoli del disastro in corso. In Libia le cose non vanno bene. Anche Mussolini comincia ad ammetterlo e tira la croce addosso a Rommel, che avrebbe compromesso la situazione con la sua avventatezza. Sempre male in Libia, nonostante l'ottimismo ufficiale del nostro Stato Maggiore. Che Dio maledica gli ottimismi servili. Sono quelli che ci hanno fottuti. La gestione di questa sconfitta. Ecco, è qui che forse il giudizio degli storici ha fatto i passi più significativi negli ultimi anni, no? Una volta che abbiamo detto che la guerra parallela non c'era e non c'è mai stata, che ha prevalso la propaganda, un'immagine, un modo di raccontarla, che serviva per tenere il fronte interno, ma anche questo a un certo punto non regge più, perché i responsi di una guerra impossibile da condurre in quel modo sono senza prove d'appello, a quel punto ci sono due strade: o ammettere di aver sbagliato e quindi accettare la subalternità contrattando con chi la guerra la dirige, oppure cercare di trarre dei vantaggi e quindi dei comportamenti che in modo più o meno evidente, ma certamente furbesco, provano, diciamo così, a ritagliare uno spazio. Che cosa significa questo? Che la Germania occupava territori, l'Italia si occupava delle retrovie, cioè di quello che già era stato conquistato, per portare acqua al proprio mulino, cioè per non abbandonare completamente l'impostazione che Mussolini aveva dato al conflitto. Questa impostazione nel giro di pochi mesi verrà spazzata via e sempre tra le infuocate dune africane. Ad El Alamein, nella battaglia che sancirà il declino militare dell'asse e aprirà la strada per l'invasione dell'Europa da parte degli alleati. Un'altra gloriosa sconfitta per il Regio Esercito, un'altra disfatta senza appello per il fascismo e per Mussolini.
Intanto, nei mesi che precedono e seguono l'epilogo in terra d'Africa, i soldati italiani si misurano con le sofferenze della guerra a tutte le latitudini, persino tra i ghiacci e le steppe inospitali. Il 1941 è anche l'anno della partenza e delle prime battaglie combattute dal corpo di spedizione italiano in Russia.